Ottaviano Augusto e il secondo triumvirato. Alla morte di Cesare, nel 44 a.C., si erano creati due gruppi: coloro che avevano tramato per ucciderlo e i seguaci di Cesare, tra cui Ottaviano. Ottaviano era il nipote di Giulio Cesare, che lo aveva adottato come un figlio ed era il suo unico erede. Nel 43 a.C. divenne consule e diede vita al secondo triumvirato. Il triumvirato era formato da Ottaviano, Marco Antonio e Marco Emilio Lepido. Essi iniziarono una guerra civile contro gli assassini di Cesare, che si concluse nel 42 a.C. con la vittoria del triumvirato a Filippi in Macedonia. Ottaviano governava a occidente, Marco Antonio governava a oriente e a Marco Emilio Lepido andarono Gallia, Spagna e province africane. Ben presto Ottaviano e Marco Antonio esclusero Lepido e rimasero uniti, fino a quando iniziò una guerra anche tra di loro. Marco Antonio fuggì in Egitto dalla regina Cleopatra, con cui ebbe anche un figlio. Nel 31 a.C., Ottaviano sconfisse Marco Antonio e Cleopatra nella battaglia navale di Azio. L'Egitto divenne territorio romano e Ottaviano tornò a Roma trionfante. I titoli che il Senato diede ad Ottaviano dopo Azio furono padrone unico di governo, capo assoluto dello Stato, console, censore, pontefice massimo, tribuno. Finché nel 27 a.C. Ottaviano divenne imperatore. Ottaviano è stato imperatore dal 27 a.C. al 14 d.C. Fu chiamato Augusto, cioè venerabile, e infatti era venerato come un dio, come gli altri imperatori dopo di lui. Quello di Ottaviano Augusto fu un governo di pace, cultura e benessere per Roma, che divenne ancora più splendida. Ciao dalla maestra Raffaella.